sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Da 20 anni il Trofeo dei Parchi Naturali è il circuito di riferimento per tutto il movimento ciclistico che pratica il mountain biking. Il numero delle edizioni conferma il crescente successo anno dopo anno. Pronto per il 2024 il nuovo calendario e quindi pronta la 21esima edizione. Un calendario che promette come sempre emozionanti competizioni e spettacolari sfide ambientali in alcuni dei luoghi naturali più belli d'Italia. Si parte il 3 marzo con la tappa del Bosco delle Pianelle, una località immersa nella natura incontaminata della provincia di Taranto e più precisamente a cavallo tra i comuni di Martina Franca e Crispiano. La seconda tappa, il 17 marzo, ci porterà sul Lago di Fondi, nel cuore del Parco Nazionale del Circeo, sul litorale laziale, tra dune di sabbia, boschi lussureggianti dei Monti Ausoni e mare cristallino. Il 14 aprile sarà la volta del Salento, i suoi paesaggi caratterizzati da ulivi secolari, macchia mediterranea e coste marine. Una vera e propria sfida per gli atleti che dovranno percorrere i sentieri del Parco Naturale Regionale del Litorale di Ugento. La quarta tappa ci spinge ancora più a sud, il 28 di aprile per l'Aspro Marathon, sul massiccio dell'Aspromonte, un parco nazionale che sorge all'interno della città metropolitana di Reggio Calabria, dove la vista spettacolare ci mostra, al di là dello stretto, la Sicilia, che quest'anno diventa tappa per tutta l'Italia, in quanto è alle Toianni che si svolgerà il 2 di giugno il campionato italiano Marathon. La quinta tappa del Trofeo dei Parchi Naturali, la Trinacria Race, sui Monti Peloritani, che quest'anno saranno scenario di grande sfida. Il Monte Calfa, la vista sull'Etna, il vulcano più attivo, più grande d'Europa, e il blu del Mar Mediterraneo. Spettacolo per la 21esima edizione del Trofeo dei Parchi Naturali. Il 16 giugno, per la sesta tappa, la Marathon degli Aragonesi ci riporta nuovamente nella vincente location dell'edizione 2023 de La Catasta del Pollino. Una gara che si sviluppa a 1000 metri di quota nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, a Campotenese. 30 giugno, settima tappa, ancora nel Parco Nazionale del Pollino, questa volta nel versante lucano. Da Terranova di Pollino la storica, la classica delle gare di mountain bike del sud, la Pollino Marathon. La tappa numero 8 sui 1400 metri di Camigliatello Silano. Il 14 luglio nel Parco Nazionale della Sila si corre la Sila Epic. Spettacolari sentieri tra i fitti boschi dei giganti della Sila, sino a toccare quota 2000 di Monte Botte Donato. Uno spettacolo che parte già dal sabato per le vie della suggestiva località montana di Camigliatello. Per la penultima tappa, ma anche per l'ultima, si va in Campania il 28 di luglio a Contursi Terme. Ci immergiamo nella Valle del Sele, nella città termale, tra cultura e natura di questa straordinaria area, per la Gran Fondo Parco del Sele. La 21esima edizione del Trofeo dei Parchi Naturali si concluderà l'8 settembre a Colliano, un piccolo borgo incastonato nella montagna e collegato con la parte antica più alta di Coglianello. La Marathon Monti Eremita e Marzano per chiudere in bellezza la stagione 2024, per un trofeo che offre una straordinaria opportunità agli appassionati di mountain bike di immergersi nella bellezza incontaminata dei parchi naturali. Ogni tappa è emozionanti sfide sportive e contatto privilegiato con la natura. Un'esperienza unica che combina sport, natura e rispetto per l'ambiente. Questa la 21esima edizione del Trofeo dei Parchi Naturali.
Amici di Screcce, ben ritrovati. Insomma, pensavamo fosse un febbraio atipico. Beh, per fortuna Sanremo ce lo siamo tolti dalle scatole, perché insomma, tra polemiche, ma d'altronde Sanremo è sempre Sanremo. Se non ci fossero le polemiche, sarebbe un po' come il ciclismo. Quando c'è una gara, o tra poco, quando andrà il Giro d'Italia, le polemiche sono un po' il sale dello spettacolo. Quindi anche il ciclismo, essendo uno sport spettacolare, insomma, aspettiamoci tante polemiche. Ma soprattutto in questo caso voglio esportare quello che è stato un brand che noi conosciamo da più di 20 anni, perché incuriositi guardavamo il sud come una, non una meteora, sapevamo che comunque avrebbe portato avanti tanto il ciclocross, approfittando anche delle ruote grasse, dove quella parte lì di quella disciplina, insomma, sta facendo numeri impressionanti. Sono contento di avere avuto, anzi di avere qua degli amici che arrivano da lontano, tra poco ve li presenterò, ma intanto voglio fare due chiacchiere con Massimo Ghirotto, che è l'esponente, il referente delle ruote grasse, tra virgolette. Non ho mai capito, intanto grazie per essere con noi, Massimo. Grazie Nicola, come buonasera. Cacchio, perché si chiamano ruote grasse? Perché si metteva tanto grasso per i tubolari, immagino. No, ruote grasse perché si intende, si marcia sul fango, sono ruote più larghe, tassellate, è un modo di esprimersi. È un mondo. È un mondo molto ampio, perché quando si d'inverno si fa ciclocross, periodo estivo si fa mountain bike, si fa DH, si fa enduro, anche l'enduro sta crescendo molto, si fanno tante tante specialità, non ultimo quello del gravel, che insomma l'anno scorso ci sono stati i campionati del mondo. Poi mi incuriosisce tanto anche il BMX, no? Che, beh, potrebbe dare grandi, grandi doti ai velocisti, potrebbe, beh, essere da attingere molto. Assolutamente, assolutamente sì. BMX è specialità olimpica, sì, come la è l'XCO e come lo è il freestyle, BMX freestyle. Certo. Specialità veramente di nicchia, dove è molto molto difficile, perché sono quei salti che si fanno, no, su certe rampe, dove è difficile veramente reperire atleti che hanno, certo, voglia di fare questa specialità complicata. Non so quante volte ancora ti avrò, però adesso parte la Milano Sanremo, siamo già in primavera, per cui i nostri cuori si allargano. Tu farei qualcosa con Radio Rai o soltanto il Giro d'Italia? No, farò solo il Giro d'Italia, mi basta quello, perché più, tanta roba. È quasi un mese di impegno sempre consecutivo, quindi quest'anno ci sarò, la squadra è mantenuta, pertanto sarà un'altra avventura sempre nuova. Noi parteciperemo in qualche maniera, perché sai che Bassano del Grappa sarà la protagonista della penultima tappa con due volte il Grappa, e qua già ci stiamo fermentando su tante cose. Io farò una May con le 12 ore e poi dopo vorrò vedervi là, insomma, e darvi perlomeno il mio caldo saluto agli amici sportivi. Ma intanto la domanda che ti voglio fare, io 20 anni fa, quando iniziai, anzi proprio agli albori, prima del 2000, perché ricordiamo che Scratch ha 26 anni, non è nata ieri, ricordavo che qua il Veneto la faceva un po' da padrona, ma neanche tanto in Lombardia come, come il Piemonte. Però già c'erano dei virgulti in Puglia, e io ricordo un'intervista che feci a Verri, cioè, se anche qua ci sono delle cose. Noi, io e Lilenia, che aveva l'occhio lungo, avevamo capito che dalla Puglia e non solo potevano arrivare grandi, grandi risultati. Oggi ne parleremo. È stato così? È stato così e continua sempre di più. E noi come settore fuoristrada ne siamo orgogliosi, perché noi cerchiamo sempre di dare spazio a tutti gli organizzatori che hanno buona volontà. Sì. E sono cresciuti veramente molto i circuiti al sud, al ciclocross, al mountain bike, alle marathon, e stanno continuando a crescere. Proprio recentemente, in questi giorni, un circuito con la Puglia, con la Calabria, la Campania e il Molise stanno creando un circuito regionale, e questo è proprio il percorso naturale per arrivare poi a fare gare nazionali e perché no anche internazionali. E quando si diceva ma tutto al nord, questi poveri ragazzi che devono sorbirsi 1000 chilometri, trasferti impossibili, oggi hanno una chance in più. Intanto io presento Michele Carella, siamo amici da tanto tempo, su Facebook, in telefono. C'è un piccolo segreto, un grande corruttore mi manda la pasta fatta in casa, che io gradisco tanto. Ma c'è stata questa cosa che io non ringrazierò mai abbastanza, del vostro marchio, del mio marchio di Screcce, che avete messo sulle vostre maglie. L'ho gradito molto e ne sono anzi un po' imbarazzato, nel senso che è tanta roba.
abbiamo visto il filmato dell'ATP, quello che fate voi, poi vorrò sentire la musa ispiratrice, un fotografo. Io quando vedo i fotografi, guarda, siamo, noi facciamo cinema, facciamo produzioni televisive, il fotografo per me, se è un bel fotografo, ha qual marcia in più, perché la fotografia non adesso che te la guardi sui telefonini, ma quella di una volta che la guardavi, la contemplavi, insomma ti faceva immergere in un mondo di sogni, è vero che vorrei che ritornasse questo mondo. E quindi Antonio Caggiano. Poi c'è Luigi Congiu, che parla anche tutti. Lui Salve. Di cose veramente che non saranno soltanto di ciclismo. No. Sei una persona fantastica, ho avuto modo di conoscerti. E parleremo con tutti voi di tante bellissime cose. Abbiamo visto questo bel filmato, noi le abbiamo tutte teletrasmesse, ma la TPN non è soltanto qualcosa che è nato per caso, è nato anche da una profonda conoscenza. Tu sei un informatico, un ingegnere. Sì, vero, buonasera a tutti. Il Quindi non è che sei nato per caso. Come è nata questa intuizione tanti anni fa? Ma l'intuizione è nata non da me esattamente. Io, sì, hai detto giusto, sono un informatico, sono un ingegnere. Nel 2001 ho messo, diciamo, online il primo sito web che parlava di Sud Italia, di mountain bike. Cioè, si 2001? Chiama, era 2001, tanta roba. Era tanta roba. mtbonline.it, una pagina. Una pagina in cui c'erano le gare da fare, le prossime gare, e un'altra pagina con i risultati, perché nel 2001 devi sapere che ancora si andava avanti a carta e penna, certo. E se eri fortunato sapevi i risultati della gara di oggi dall'amico che era rimasto ad aspettare la classifica, e lo sapevi chissà quando, dopo 2, 3, 4 giorni. Ebbi questa intuizione, ma parallelamente fu anche il giorno del lancio, il 25 aprile del 2001, fu il giorno del lancio del mio software che utilizzavo sui campi di gara, che ovviamente, essendo un software, il tempo di pigiare l'ultimo passaggio e già dava la classifica. Che era qualcosa di miracoloso. Era qualcosa di miracoloso agli anni, giustamente. Poi nel 2001 si iniziò a parlare di Gran Fondo nel Sud Italia, quando a San Severino Lucano organizzarono la prima timida Gran Fondina, il Tour Parco del Pollino. Io ci ho partecipato e ho fatto anche un grande risultato, con onore sono arrivato ultimo, però sono arrivato, attenzione. Ovviamente parlando, facendo un po' di pubblicità, un po' di promozione, il secondo anno ovviamente l'ho cronometrata, certo. Ma l'appetito viene mangiando, perché cosa succede? Succede che Luciano Ciminelli, ecco, facciamo un nome, il nome di una persona chiave in tutto questo contesto, una persona che ha l'occhio lungo, venne da me e dice: Michele, guarda, ti presento altre due persone, altri due organizzatori, abbiamo avuto questa idea. E qual è l'idea? Se ci vuoi dare una mano. È quella di creare un mini circuito con altre due gare, quindi tre gare, organizzato in tre rispettivi parchi naturali. Ora, voi immaginate, noi eravamo già nel parco naturale del Pollino. Cioè, per noi pugliesi andare a correre in Basilicata, già eravamo nella montagna, era il paradiso terrestre, no? Poi un bacino d'acqua enorme, oh, bellissimo, fornisce la Puglia addirittura, sì, se non sbaglio. E quindi unire in questo caso il Lazio e la Valnerina, quindi l'Umbria, era già un'idea vincente soltanto a parlarne. Nella realtà poi è stata un'idea vincente già a primo acchito. Cioè, la prima edizione del Trofeo dei Parchi ha avuto i numeri che ci aspettavamo, ma non tanto i numeri, il successo. Sì. Noi iniziavamo a fare promozione del territorio unendo la nostra passione, il nostro sport in posti meravigliosi. Certo. Poi è normale che l'appetito viene mangiando, l'idea ha avuto successo, di anno in anno si sono avvicinate nuove realtà, alcune sono entrate, alcune sono uscite, però diciamo che, ecco, il Trofeo dei Parchi Naturali di oggi, quello che voi avete avuto modo di vedere in queste bellissime 10 slide, in queste bellissime 10 cartoline, sì, è il Trofeo dei Parchi Naturali che da circa 7 anni offre più o meno un format standard con gli stessi organizzatori. E siete cresciuti tantissimo. Siamo cresciuti tantissimo. Anche a livello di immagini, ringrazio il signor Carbone, il ragazzo Carbone. Giulio Carbone è una persona, è uno dei nostri, perché è un ex corridore. Ha capito, sai cosa ha capito secondo me? Il valore anche del racconto, e questo non è cosa da poco.
Perché credo che il racconto voglia dire anche far conoscere le persone da vicino. Sì. Nasce come ciclista. Certo. Anzi, ti dirò di più. Lui è una voce radiofonica. Sì, è vero. Lo conosciamo da anni, no? Perché parlava in una TV, in una radio, scusa. Poi si è dato al ciclismo, ma nel momento in cui l'abbiamo visto correre, ha detto stop. Che ci fai qua? Smetti di correre, fai qualcosa. Ma stiamo scherzando. Diciamo il passaggio è stato breve. La sua voce, la sua competenza nelle nostre eventi ha fatto la differenza. Avete avuto un po' di fortuna, la fortuna aiuta gli audaci, ma poi ci va anche un po' di creatività. E io quando parlo di ciclismo in tutte le sue declinazioni, mi vengono in mente le grandi fotografie, la più, diciamo, emblematica è quella di Coppi e Bartali, no? Che hanno accolto quel momento, lo hanno eternizzato. Un video non riuscirà mai e poi mai arrivare a cogliere un momento. Quindi Antonio, quando parlavo con te, intanto presento Antonio Caggiano di Bike Runner, ci va non solo passione, attenzione, però se uno lo fa tanto per fare, si stanca, perché credo che l'attenzione di un fotografo debba essere talmente estenuante, e forse lì ci va proprio quella creatività, quel colpo di genio, quel tocco che ti fa ad avere quell'attenzione in quel momento topico, giusto, dove tutto viene a crearsi in un unico scatto. E io ho visto alcune tue fotografie e devo farti i complimenti. Le paragonavo un po' alla nostra Francesca Selva, no? Che era una ragazza molto brava, adesso lei va in bicicletta, però la sensibilità della foto non è che la puoi acquisire o imparare, o ce l'hai o se no cambia mestiere, fai altro. Certo, ciao Nicola, ciao a tutti, un piacere essere qua, ti abbiamo sempre visto in TV, oggi ti conosciamo dal vivo e oggi ci vediamo con gran piacere. Sono piuttosto imbarazzato perché i miei occhi di solito sono nascosti dietro, certo, la macchina fotografica. Come i nostri operatori, vedo la mia moglie. I miei occhi sono Alessandra, nascosti. Gianni, certo. Di solito utilizzo il teleobiettivo, quindi sto molto lontano dalla scena. Questa distanza dalla camera oggi mi imbarazza un pochino, questa distanza. Nasco anch'io ciclista, ho la passione per il cicloturismo. Dal 2011 collaboro anche con la redazione di cicloturismo e Mountain Bike Magazine, e in quelle occasioni sono stato inviato a una delle gare del Trofeo dei Parchi Naturali. Sono stato alla Pollino Marathon, ho seguito negli anni la Salento Marathon, e in quelle occasioni mi rendevo conto, da uomo del sud, che avevamo un patrimonio, un patrimonio che andava raccontato. Ho avuto modo di fotografare in diversi angoli del mondo, dalla Costa Rica al Marocco alla Turchia. E la gente le sta guardando adesso queste belle foto. E mi accorgevo, ma perché non promuovere il nostro sud? Poi ho avuto il piacere di entrare a far parte di questa famiglia nel 2020. Io il Trofeo dei Parchi Naturali la chiamo una grande famiglia. E c'è sinergia tra gli organizzatori e soprattutto abbiamo un unico obiettivo, quello là di creare il giusto mix tra piacere della scoperta e competizione. Noi non mettiamo la competizione al primo posto. Molte volte io arrivo sul traguardo quando la gara è già finita, perché poi del vincitore, buon per lui, l'ho beccato magari durante sul GPM, certo. ma all'arrivo magari ho preferito aspettare gli ultimi, la fatica degli ultimi. Quindi è uno sport di uomini e donne più che di atleti. L'atleta nel Trofeo dei Parchi Naturali è protagonista, ma non è l'unico protagonista. Guarda, dici delle cose che a me fanno non commuovere, mi fanno allargare il cuore, una carezza, anche perché viviamo di grandi contraddizioni, di grandi pregiudizi. Non voglio pensare al Festival di Sanremo, perché lì, diciamo, si acquiscono tutte le cose più, diciamo, anche miserabili della nostra natura, quello di poter criticare quello perché si è vestito in una maniera, quell'altro perché ha detto delle cose in maniera o una lingua diversa che non è la nostra. Insomma, capisco che quello che non si conosce fa paura, ma dopo, diciamo, dal 48 che c'è una democrazia, non conoscere la Puglia, Salerno, adesso vedremo anche la Sicilia, ed essere stata scollegata dal mondo del nord per così tanti anni, la cosa mi fa vomito, nel senso, perché vuol dire che qualcosa
anche nella comunicazione si è sbagliata. Per cui tutto quello che tu dici lo raccolgo, e se ne accorgeranno sicuramente anche coloro che sono i vertici. Poi parlerò anche ancora con te, perché tante volte si va giù in quei posti, no? Io mi ricordo quando sono andati a Pezze di Greco e hanno detto: abbiamo trovato questi casolari che una volta erano adibiti ai contadini, alle masserie, come se fossero andati sulla luna. Cazzarola, e sono là da miliardi di anni. Forse qualche problema l'abbiamo noi a non averlo raccontato, insomma. Per cui quello che tu hai detto per me sfonda non una porta aperta, mi allarghi il cuore. Come me lo allarga e me lo ha allargato Luigi Congiu, no? Questa faccia bella. Insomma, salve. Un pivale non mangia niente, ragazzi. Siamo stati insieme, no? Cioè, ci fa sentire noi che siamo veramente persone fuori dal comune. Noi quando mangiamo, beviamo, insomma, siamo... Non sono vegano, ahimè, mi piace, insomma, mi piace mangiare, lui invece è ferreo, è proprio una cosa. Però viene in uno dei posti più belli del mondo. Sì. Tra poco mando la tua clip, che io poi racconterò, no? Mi viene in mente questa donna a tre gambe, che è il vostro simbolo, no? E dentro c'è la benedizione, la fortuna, un po' le allegorie che ha tenuto in piedi questo sud. Questa donna che, insomma... Mi pare che da nord con capo peloro, capo boeo, sì. le tre gambe della Sicilia. Ecco, da nord, sud a est le congiunge queste tre punte. C'è tutta una storia attorno a questa. Posso dirti la verità, c'è la storia della Sicilia. Sì, la Sicilia è rappresentata bene dalle tre gambe ho tutta una storia. La Sicilia ha molta cultura. E niente, abbiamo portato il campionato italiano in Sicilia dopo anni, con un'unione di forze, un'unione di persone che volevano appunto portare avanti un certo discorso di eccellenza, di portare avanti il sud. Penso che ci siamo riusciti. Ora è la prova del 9 quest'anno. Io mando la clip. Torniamo e riparliamo un po' delle vostre organizzazioni, ma soprattutto della terra. Di Sicilia. Sì. Avanti la clip. Avete sempre sognato di partecipare ad un campionato italiano di mountain bike, magari al sud, o meglio ancora in Sicilia, o ancora meglio, di abbinarci un po' di giorni di relax assieme alla vostra famiglia, così tanto per andare a visitare uno dei luoghi più belli al mondo. Se almeno qualche risposta è sì, io vi consiglio di sedervi e ascoltare con attenzione quanto vi sto dicendo. Il 2 giugno a Letojanni, in Sicilia, tanto per dire Taormina,
località iconiche nel mondo dove enogastronomia è pari e non pari alla cultura di questi luoghi. Proprio qui si svolgerà il campionato italiano di Mountain Bike Marathon 2024, un sogno che si avvera per la Trinacria Race, società organizzatrice, che nel 2024 si tingerà di verde, bianco e rosso. Oggi il sogno può iniziare a realizzarsi. Vi invito ad andare sul sito di mtbonline.it, media partner dell'evento. Quindi qui sono ufficialmente aperte le iscrizioni, ma ci saranno poi tutte le indicazioni possibili e immaginari, non soltanto per raggiungere chiaramente le Togliani, ma anche qualche curiosità che sicuramente sarà di interesse degli sportivi e degli atleti che qui verranno a partecipare. Altra novità interessante, un bel risparmio è previsto per tutti i biker che vorranno iscriversi in abbinata, oltre alla Trinacria Race, anche alla Marathon degli Aragonesi del 16 giugno. La gara di Campotenese sarà l'occasione per scoprire un'altra faccia del Pollino, il Pollino, parco nazionale più grande d'Europa. Il prezzo dell'iscrizione dell'abbinata è fissato a 70 euro, un'occasione ghiotta per tutte e due le gare, tra le più belle del panorama della mountain bike nazionale. Vi aspettiamo quindi per questi italiani di mountain bike che sicuramente entreranno a far parte della storia sportiva della Sicilia. Ben entrati, e beh, insomma, questa clip ha dimostrato quello che stavamo dicendo. Luigi, sono imbarazzato, sai perché? Non per me. Io non sono mai stato imbarazzato in vita mia. Sono imbarazzato per la gente che ha un po' delle visioni
molto, molto, molto corte, molto, molto miopi, no? Io vorrò venire, spero, che Dio voglia, no? Venire da te, ma non vengo per, tanto per la gara, che la cosa mi farà piacere raccontarla in un reportage, ma proprio per far capire che questi 9 sindaci che si appresteranno a, a darvi la garanzia della gara, poi dopo tu mi dirai come, strade chiuse, strade aperte, eccetera, che sono delle piccole, delle facezie, ma il fatto proprio di raccontare quei posti là, che mi hai raccontato che sono dei posti della nostra cultura. Chi è che non ha visto Il Padrino? Tu mi dici, là c'è la chiesa, c'è il bar che si è svolto Il Padrino. Chi non ha visto forse uno tra i capolavori italiani, Johnny Stecchino? Perfetto. Me lo vuoi raccontare? Sì, la Trinacher Race partirà dalle Toianne e arriverà dalle Toianne. Le Toianne è un paese di 3.000 abitanti, dove però è stato girato una scena molto importante, il Salone delle Palme, dove tutt'oggi io mi vado a fare, non dico i capelli, ma la barba, e c'ha una storia, perciò è anche il paese di Fiorello. Certo. Nel nostro Fiorello di Sanremo. E della sorella Catena. E la Catena, perfetto. Sì. Insomma, è dopo ci sono 8 comuni importantissimi. Ci hanno girato delle scene del Padrino a Savoca. Insomma, è una bella storia. Gli atleti vedranno, si divertiranno. Scusa, mi pare la scena di Al Pacino che va in quel bar, che si annuncia che vuole sposare la donna sicula, che era guai al mondo, sì. È vero? Beh, è così. Una scena epica. È una scena epica. Apollonia. E anche la nostra maglia celebrativa riporta un po' la storia della Sicilia, la storia dei Mori. Stiamo guardando che tu mi hai fatto omaggio, non merito. No, tanto no, così. Merito. C'è pure là una storia, perché è famosa i Mori, per gelosia e ira, la donna taglia la testa all'uomo, la mette in questo vaso, e il basilico cresce in maniera veramente eccezionale. E allora c'è l'usanza di fare questi, diciamo, vasi di ceramica dove coltivare le piante. È vero che c'è più Grecia in Sicilia che in Grecia stessa? Sì. Devo dire una cosa, che in Sicilia, diciamo ad Agrigento, i templi sono molto, tra virgolette, mi dispiace, molto più belli di Atene. Se uno va ad Atene vede soltanto il simbolo, ma in Sicilia, ad Agrigento, abbiamo una valle piena, è mantenuto molto bene. Ma sai cos'è che viene sempre esportato? Un po' come per la causa campana, no? Napoli. Io, guarda, ti dico la verità, io non posso dire parolacce, però a Sanremo le stanno dicendo, però io ne ho veramente zimbari pieni, nel senso, ma perché dobbiamo sempre esportare le vele, Pomigliano, Scampia? Cioè, è un mondo di raccontare il sud che non esiste. Non esiste se lo vai a incontrare, perché tutto è migliorabile, ma se andiamo a Roma Termini, a Verona, nelle stazioni, vediamo la gente che dorme, delinquere dappertutto. C'è questo marchio che è diventato infastidiente. Un mio amico, Flavio Alfero, mio amico intimo di grande data, ha detto: è andato a Napoli. Ha detto: sono andato col pregiudizio e non ho visto quello che hanno raccontato. Come mai? Te lo chiedo proprio a te, lui. Ma guarda, io domenica sono stato a Napoli. E una domenica a Napoli significa far pace col cervello, far pace con la natura, far pace con l'umanità. Che sia. Vado via! No, dai, vai. Troppi luoghi comuni. Fai pace col cervello. Vero, dai. Mi commuove questa frase qua. Ti sfido a provarlo da solo. Certo, ma lo sono, ma parli con me. Non vorrei io nemmeno arrivare a parlare della pizza, quella là. Non ne parliamo, perché visto l'orario potrebbe... Beh, sono contento di questa puntata, ci tenevo tanto, questi ragazzi hanno fatto tanta strada, Massimo,
Beh, non voglio dire San Pietro Vernotti, abbiamo la Puglia con l'amico, poi dopo mi stringe Salento, mamma mia, tanta roba. Poi abbiamo Salerno, abbiamo la Sicilia. Sono pezzi fondamentali della federazione. Credo che la federazione, beh, credo che comunque Dagnoni abbia alzato le antenne dal primo momento, capisce che qua l'aria è cambiata. Beh, ma il fuoristrada abbraccia da nord a sud e da sud a nord, e quello che vogliamo far trasmettere è proprio questo. Cioè, senza invidie, speriamo. Ma credo che insomma, a questo punto abbiamo già superato questi ostacoli, non ci crediamo più, non c'è più barriere. Noi come settore fuoristrada veramente, lo dico essendo io uno che arriva dalla strada, quindi non è che siamo più giovani, non io, il movimento. Certo. Quindi c'è una volontà di organizzare che appunto parte da nord a sud. Prima si diceva la Sicilia, lì le Toiani siamo a Taormina, cioè, quindi vuol dire siamo un posto mondiale dove Gimondi Felice è sempre andato tutti gli anni a fare le vacanze lì, tanto per dire. Che tu un po' lo hai conosciuto. Un po' l'ho conosciuto, ma io poi la Sicilia l'ho goduta anche da corridore, quando si faceva il giro del Pantalica, il giro dell'Etna, il giro di Sicilia, che... insomma, spero che quest'anno si rifaccia, ma i territori, insomma, i nostri territori d'Italia sono tutti fantastici. Luigi, prima diceva Antonio, mi ha fatto commuovere da una parte, ti mette a posto il cervello, te lo mette in sintonia, no? Abbiamo visto la tua copertina, la Trinacria, mi hai parlato di questi luoghi, e poi vieni qua a dire, ci hanno dato i campionati italiani, come dire, siamo stati bravi, nel senso, si sono accorti di noi. Beh, insomma, troppo tardi, io dico, no? Per fortuna, e noi vogliamo raccontarlo questa cosa. Vuoi dire che tu devi mettere insieme 9 comuni? Sì. Praticamente siamo riusciti ad, veramente, devo dire, un elogio a quel territorio, perché hanno capito l'importanza di portare una gara... e perciò turismo in un territorio così bello, il farci conoscere. Il 2 di giugno, festa della Repubblica, e c'è stata veramente una messa a disposizione, devo dire, di tutti quanti. E mi ricordo benissimo la prima volta che sono andato alle Toiani, perché io, insomma, è la quinta edizione che stiamo facendo della Trinacria Race. Prima era... organizzavo una marathon a Caltanissetta, dopo l'ho spostata alle Toiani, e mi hanno detto il sindaco: che cosa vuoi? Che cosa hai bisogno? Io sinceramente sono rimasto un pochettino così, dove mi trovo? E allora, riconoscente, abbiamo lavorato per fare un evento e per costruire un evento che ringraziava la popolazione, i sindaci, il territorio, e c'è stata una grande cooperazione, una cooperazione che è nata da tutti quanti, perciò da noi, dalla federazione, perché la federazione è sempre stata accanto a me per i suggerimenti giusti ed oculati, perché giustamente non è che nasciamo, come si suol dire, che sappiamo le cose, dobbiamo crescere. E ora è stato attenzionato anche Massimo Di Rosa, ci ha attenzionato e ci ha voluto premiare. A me, Luigi, mi interessa anche capire chi è Luigi, no? Perché io, quando dico sempre, sono una persona anziana, e quando sento le cronache, lui le fa come piacciono a me, perché è un po' la scuola dei vecchi, caro Massimo, e quando sento le cronache molto con tecnicismi, a me non me ne frega voi. Capisco che Giardini mi dice: no, Nicola, è bello sapere, per carità, io non discuto il tecnicismo, eccetera, però all'appassionato vuole anche capire chi c'è dietro, chi spinge i muscoli quella bicicletta, se ha problemi, se ha delle cambiali in scadenza, non lo so, dai, le vite di tutti i giorni, non sono tutti quanti Van Aert o Van Der Poel, e quindi mi piace conoscere le persone, come voglio conoscere lui, tutti, a me, sono curioso. Tu sei sposato con una giudice di gara. Sì. Tu sei uno di quei rompiballe che va in giro a vedere se qualcuno fa delle cagate. Sì, diciamo che il mio lavoro è un lavoro abbastanza particolare, diciamo, è un lavoro ispettivo. Io sono un ispettore sanitario,
Non sono spioni, no? Sono un funzionario di un'azienda sanitaria. Non si spia! Però, diciamo questo... Andate a vedere se ci sono delle cazzate. Perfetto, siamo degli ufficiali. Ed è giusto, ed è giusto. Però, ciò non di meno, la passione, un'enorme passione e malattia per questo mondo, abbiamo iniziato a pedalare piano piano. E i tuoi figli ti aiutano, tuo figlio ma anche tua nuora, futura nuora. Sì, perché il disegno della maglia mi hai detto che l'ha fatto tua nuora. Sì, praticamente ho coinvolto tutta la famiglia. Certo. Diciamo che ho dato degli incarichi. Per risparmiare. Sì, per risparmiare anche però, per esaltare delle eccellenze, perché devo dirlo, mia moglie mi cura tutta la parte organizzativa di fatto, è anche diciamo che è brava a parlare in pubblico. Cosa hai detto, tua moglie? Sì, mia moglie. No, sai perché raccolgo questa bella cosa? Perché dopo la terribile vicenda Cecchettin, hanno rotto i coglioni con sto patriarcato, no? Io a un certo punto mi vergognavo di andare in giro, perché sono padre, che ho patriarcato. Cioè, quasi a scusarmi, no? Ma vaffanculo. Cioè, mettiamo le cose a posto. In Sicilia, come in Puglia, c'è tanto matriarcato, cioè pare che comandi l'uomo, ma io so dei casi dove il papà è morto, dopo 3 mesi il figlio dice ma papà dov'è finito? Hai capito? Muore la moglie, come dice Battista, è una catastrofe. Quindi mi piace questo racconto matriarcale. Sì, sì, devo dire che è una mente, mi aiuta molto nelle mie defiance, perciò mi... Non ti dico le mie. Perfetto. Dopo ho coinvolto mio figlio, ho sfruttato la sua... Anche perché la madre, se no... Basta. È all'Accademia delle Belle Arti, perciò l'ho sfruttato per quanto riguarda la grafica della Trinacria. E anche chi ha fatto la maglia, vogliamo citarlo? Sì, Mattia Congiu, mio figlio, ha fatto la maglia. E chi l'ha costruita quella maglia? Perché sarà uno sponsor vostro, dategli visibilità. Perfetto, un grande amico che ci segue ormai da tanto tempo, da quando sono entrato pure nel trofeo dei parchi naturali, devo dire, è Maurizio Abella della GS, una ditta che fa ciclismo, fa abbigliamento per ciclismo di Pescara. Devo dire che ci ha seguito sempre e fa ottimi prodotti. E dopo c'è pure mia nuora, detta così, la ragazza di mio figlio, che ha realizzato la testa di Moro, che è raffigurata nella maglia, che non è una stampa, è fatta a mano. Quindi quella che io... È unica, cioè è quella che viene omaggiata, okay, è unica, non è una stampa presa da un computer, ma è realizzata veramente a mano. Ti ringrazio molto, voglio parlare con... A casa tua, tu sei giovane, hai una compagna... Tutto bene a casa? Non ti vuoi sposare? La salutiamo, la salutiamo. Dimmi il suo nome. La salutiamo, Angela. Angela, un bacio. Ma stai attento qua. A casa tua chi comandava, la mamma o il papà? Sii onesto. Non so se ascoltano la trasmissione, quindi ho un po' paura. Però la mamma, diciamo, ha un valore nel sud. Al chi sud la mamma è la mamma. La mamma ha un valore. O sbaglio, Michele? Assolutamente. La mamma è il cardine. È il boss. È il boss. Ma non perché... No, ma lo dico perché c'è tanta confusione, no? Forse al nord, non lo so, però vedo che anche al nord un po' più o meno funziona così. Ma perché siamo italiani? Ma perché la bellezza... Poi le schifezze le fanno tutti, per carità. La pagina nera, mamma mia, quelle trasmissioni che si occupano solo di quello... Non ci fossero queste cose qua, mamma mia, cosa farebbero? Non lo so. Infatti, non per nulla stai dicendo mamma mia, raramente certo, si dice papà mio. Ma sì, ma è logico, no? Io mio papà lo vedevo perché arrivava la sera, povero uomo, lavorava alla Fiat, e andare alla Fiat voleva dire tanto 4 ore di viaggio, si lavorava 10 ore al giorno. Sappiamo bene, dai, che la famiglia, la mamma è quella che tiene unito dalla mattina alla sera. Ma siamo noi che ci inventiamo le cose. Insomma. Poi che l'uomo sia stronzo, fuori discussione, ma per la carità di Dio. Dobbiamo dire che noi senza le nostre mogli o compagne faremo un po' fatica. Abbiamo occhi lunghi, ce l'ha anche il mio amico qua, Michele, perché TPN non vuol dire soltanto, vabbè, le gare, avete un culo, bellissimi paesaggi, ma un occhio lo strizzate anche alla beneficenza, non fate proprio nulla per niente. È verissimo. È verissimo, dire, però questa iniziativa che noi abbiamo
diciamo, iniziato quest'anno, un po' ci dispiace averla iniziata quest'anno, perché probabilmente non abbiamo avuto gli occhi aperti. Quest'anno noi, come Trofeo dei Parchi Naturali, abbiamo accettato, abbiamo accolto l'iniziativa e la richiesta e l'offerta, diciamo, di Duchenne, che è un'associazione nazionale che si occupa di ricerca contro la distrofia muscolare giovanile, di essere presente nelle nostre gare e di essere portavoce in qualche modo di questo problema infantile, giovanile, e in qualche maniera anche, perché no, trovare fondi. Certo. Fondi che sono fondamentali per la ricerca e per la lotta contro questo male. La verità, ripeto, tornando un passo indietro, è che alcuni nostri amici corridori, e diciamola, i corridori, i cicloamatori, alle volte tanto disprezzati, padri di famiglia che fanno sacrifici, magari, oppure per sfortuna, in certi casi hanno anche altri problemi, certo, che noi non vediamo. Certo. E in un certo senso parlo a titolo personale, devo dire grazie a queste persone che ci hanno dato l'opportunità di avvicinarci a questa, certo, realtà e diventare noi promotori e portavoci di questo messaggio. Tanta roba e vi faccio i complimenti. Grazie. Allora, noi facciamo un sunto generale. Con te voglio parlare un po' adesso, chiaramente, Milano-Sanremo, poi tutti quanti siamo rivolti al Giro d'Italia, non c'è niente da fare. Massimo, tu sei là, poi la radio raccontata. Però posso farti una domanda che se vuoi rispondermi, mi rispondi. Perché te la tira a pallino, no? Come la boccia. Vediamo. Tu non sei giovanissimo. No. No, beh, insomma, dai, sei un po' più giovane di me, ma non è che proprio sei un ragazzino. No, no. Vai a fare il Giro d'Italia in moto. Pioggia, vento, non sai mai cosa trovi. E lo fai, e lo racconti. Mi sembra tanto che questo mondo coglione premi sempre quelli che sono in pompa magna, col culo al caldo, che si fanno vedere, e tante volte non combinano un tubo. Ti faccio i miei complimenti perché c'hai questa sensibilità, perché la vuoi raccontare nel modo in cui un innamorato della propria moglie o del proprio sport non potrebbe far altro che raccontarlo in quella maniera lì, perché solo in quella maniera lì tu vedi le cose e le puoi raccontare e farcele capire. È una ode poetica la mia, lo faccio perché, primo, non mi vergogno a dire che ti voglio bene. La seconda cosa, per me sei un amico veramente importante che mi sveglierei la notte per venirti a dare una mano, ma perché è anche la verità, se no non saresti mio amico. Beh, io ti ringrazio e sai che la stima è reciproca, Nicola, ce la siamo detto tante volte anche nelle nostre, come dire, così, amicizie, che, certo, che ci sentiamo anche telefonicamente spesso, ma io quando salgo in moto cerco di trasmettere quello che è, con parole semplici, quello che sto vedendo, perché la radio è molto potente. Certo. E arriva dappertutto. E poi ci fa sognare. Ci fa sognare. A volte io sento delle partite per la radio e magari vicino ho la televisione perché mi piace... C'è un'altra cosa. Dico, dalla radio sto vedendo una partita o ascoltando una partita che... cosa sta succedendo, la televisione non ti dà quell'emozione lì, posto che comunque la televisione fa la sua parte. Bella. Però questo è il concetto, tante volte mi sento dire, guarda, mi piace ascoltare perché con parole semplici cerchi di dire la tua, sbagliando, perché non è facile lavorare in moto nelle condizioni pioggia, certo, discese, certo, i corridori che ti avvicinano lì, oppure tu sei lontano perché devi tenere la, certo, sicurezza, è l'emozione che... mi coinvolge e cerco, certo, di trasmettere, semplice, cioè sembra semplice ma non lo è. Ma poi un luogo comune è sempre quello, che se ho visto quel tal film, poi ho letto il libro, ma il libro era più bello, certo, ma perché la nostra immaginazione è talmente elevata, chiaro, è talmente naturale, che non abbiamo bisogno dell'intelligenza artificiale, dove alcuni che adesso stanno facendo anche, o cercano di fare delle trasmissioni anche sul ciclismo, che si vantano dell'intelligenza artificiale, vi auguro di essere dei deficienti, ma programmati è sempre, perché l'intelligenza deve essere naturale. Sfruttiamo, tu che sei un informatico, l'intelligenza artificiale, ma non facciamoci ingannare e diventare dipendenti assolutamente di un'intelligenza. È vero?
Verissimo, l'intelligenza artificiale oggi la dobbiamo vedere come una opportunità. Ma sai cos'è che mi dà fastidio? Quelli che vogliono i cantori. Usiamo l'intelligenza artificiale per farvi i fuochi d'artificio, va vanculo. Oppure la realtà aumentata, ma andate a cagare. La realtà aumentata cos'è? Una bugia. La realtà è la realtà, o no? Sì, la realtà è la realtà e la realtà aumentata è un surrogato per comunque arricchire di contenuti laddove i contenuti non sono fruibili. E allora vuol dire che è meglio che te ne stai zitto. Sì. Scusate. Però in questo caso si parla tanto di intelligenza artificiale. Certo, è un termine molto sdoganato negli ultimi tempi, no? Bisogna analizzare caso per caso di cosa si parla, senza magari fare un po' di considerazioni nella vita di tutti i giorni. Noi già usiamo l'intelligenza artificiale da tanti anni, senza saperlo. Lo stesso Siri, Google, noi ogni giorno chiediamo e in maniera del tutto naturale ci viene data una risposta da un sistema che non è un telefonino, è un sistema di rete, no? Però, ecco, se volessimo parlare in maniera intelligente di intelligenza artificiale, la potremmo pensare come un supporto alle decisioni che però sono sempre umane. Immaginiamo ad esempio, tanti anni fa c'era il Milan Lab. Il Milan già parlato forse 20 anni fa di intelligenza artificiale, era un qualcosa un po' meno diciamo complessa rispetto alla diciamo, ma era molto elaborato. Oggi è molto più elaborato, oggi si parla di altro, insomma, ecco. Ma tanti anni fa già il Milan aveva ben chiaro cosa significa raccogliere dati sui suoi giocatori per poi arrivare il giorno prima della quasi partita una matematica certezza ad avere la fotografia della condizione della squadra. Preparazione scientifica. Preparazione scientifica. No, che va bene. Però alla fine è sempre il direttore sportivo che decide. Sì, però è vero. Però può capitare che l'intelligenza artificiale, dopo aver speso miliardi, non calcoli che se uno gli viene una leggerissima diarrea, va tutto. Allora io spero sempre sì, che... Sì, però Nicola, non si può, la tecnologia va avanti, non si può farne a meno, perché stiamo dicendo il territorio della Sicilia, la fotografia, le immagini creano emozioni, certo. Quello dobbiamo cercare. Bravo. La fotografia deve creare emozioni. Sono d'accordo. Andiamo sui social, che so che a te non sono simpatici. Ci sono social banali, ma ci sono dei social che ti danno delle emozioni. Certo. Questo fa la differenza. Il territorio ti dà le emozioni. È sempre l'intelligenza umana che fa la differenza. È questo il punto. E sono d'accordo questo con te. Il punto. Tu adesso, da domani, mi farai delle fotografie a me personali, che mi emozionino, ogni tanto le metto dentro, ma questa me l'ha mandata il mio amico, va bene? Io non so come ringraziarvi ragazzi, anche perché sono un po' imbarazzato. L'appuntamento è il 2 giugno, però il 2 giugno è la parte apicale, ma voi partite 2 giorni prima se non sbaglio. Sì, partiremo già 3 giorni prima, aprire. Inizieremo già, comunque ora ci sarà tutta la comunicazione e dopo ci saranno 3 giorni di eventi, perciò 31, 1 e 2. E devo dire una cosa, diciamo in questa avventura mi collabora un'altra società, un'altra ASD, perché è del territorio, grazie anche a loro, a questa cooperazione che l'ha letto Free Bike, il presidente Kenzolo Monaco, che diciamo al 50% abbiamo realizzato diciamo la Trinacria Race, abbiamo costruito questa... Ti faccio una domanda un po' del cacchio, ma poi stupida, ma che mi vergogno a farla, ma devo farla. Vediamo ma se è talmente di una... è retorica. Ma si mangia bene in Sicilia? Si mangia benissimo, ci sono gli arancini, loro dicono arancini. Fritti? Da noi, verso il Caltanissetta Palese, arancina, perché femmina, maschio, c'è sempre questa cosa, femmina, maschio, qui in Sicilia siamo. E upisce? Upisce, come si suol dire. Madonna. Upisce spada. Vorrei tanto venire, no, e poi mi ricordo, sì, beh, certo. Ti aspettiamo, è un invito ufficiale. Se soltanto ci tengo veramente. Quando scendo dall'aereo, Antonio vieni mi fa una foto. Perché io odio. Diamo l'emozione sia prima che dopo. Beh, certo, sia all'arrivo che alla partenza. Sappiate che sarò là col cuore di sicuro, perché sono posti che io amo particolarmente. Come amo Michele, che ogni tanto mi manda a casa delle cose che io le tengo come delle reliquie. Si chiamano orecchiette, che in gergo si chiamano stacchiotta. Ma in San Pietrano si chiamano i pizzicarietti. I pizzica, perché bisogna
c'è chi li fa col lavorare, dito, e c'è chi li fa con la punta del coltello. E la pasta fatta in casa. Pasta fatta in casa, qualcosa di... della mamma. Di atomico, col sugo, una roba esagerata. Quindi chiaramente tu mi hai comprato e poi non so cosa ve ne viene in cambio una trasmissione del cacchio, ragazzi. Fate qualcos'altro. Assolutamente. Perché... ah, Nicola, io ci tengo a dirlo. Diciamo che questa nostra sinergia che è nata anche per caso qualche anno fa, sì, qualche anno è fa, stata sì, una rivelazione per noi tutti. Noi intanto a nome del TPN, poi magari parleremo anche dopo di altro, ti ringraziamo a prescindere per la simpatia, fiducia, per quello che avete dato e probabilmente riuscirete anche a dare al nostro lavoro, ecco. Beh, insomma, non finisce qua. Massimo, io intanto ti faccio gli auguri per il Giro d'Italia, perché oramai, ragazzi, 2 mesi sono qua, noi ci prepariamo anche a abbassare la grappa, grazie, con degli eventi collaterali. Anzi, esprimo questo desiderio, che non è soltanto il desiderio del comune di Bassano del Grappa, ma voglio esportarlo a tutte le sedi di tappa. Non fate che ci sia soltanto il giorno della tappa, la volata e via, perché rimane un grande amaro in bocca. Create il viaggio, ecco, io vi esorto a creare un viaggio un mese prima del vostro evento, con delle opere teatrali, con delle riunioni dove si può parlare della sicurezza stradale, dove si può parlare, come faremo noi, di Carlo Calcagni, il nostro colonnello, che è un esempio di vita, che anche lui è salentino, ma non importa. Create quell'evento giorno dopo giorno, perché quel giorno della tappa abbia un significato enorme e possa veramente, chiaramente, sfolgorare nel fuoco apicale dei fuochi di artificio. Guarda, l'ho detta proprio poetica, è vero? Ringrazio te, caro, grazie, Massimo, grazie, per essere stato con noi. Ci vediamo poi subito dopo, se tu lo vorrai. Michele, come si dice, come ho detto al colonnello Calcagni quando venne qua con Michelangelo Gratton, che è un regista, sì, ti auguro buon rientro a casa tua, frati mia. Grazie, saluti dal Salento, dalla Puglia, dalla Sicilia e da, certo, tutte le regioni del Trofeo che io accolgo nel mio cuore veramente in maniera totale. Anto, un bacio grande a te e a tutta Salerno e soprattutto al vostro limoncello, che è ineguagliabile. Luigi, salutami a casa, tutta la famiglia. Grazie a voi. Speriamo di vederci presto. È stata un'opportunità importante. Grazie per essere importante. Stati qua. Grazie, vi ringrazio a voi con il cuore. Credo che oggi, questa la firmerete sul nostro tabellone, è la trasferta dei nostri ospiti, credo, più lunga di sempre, perché li abbiamo avuti dappertutto. Ma questa è stata veramente... è stato un piacere. Grazie. Grazie infinite. Grazie a tutti. A settimana prossima con Enrico Franzoi e Davide Malacarne. Parleremo dei campioni del mondo di un tempo e oggi con Viezzi, insomma, possiamo attualizzare quei momenti di gloria. A settimana prossima. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.